Comune perché? Ma perché da 3 mesi i manifestanti pro-democrazia di Hong Kong scendono in piazza per chiedere più autonomia, più democrazia, libere elezioni. E l'unica risposta che stanno ricevendo è di fatto repressione. Oggi sono entrati i primi veicoli militari non armati però del PLA, che è l'esercito cinese, e noi siamo in contatto con alcuni dei manifestanti o residenti di Hong Kong e ci dicono che sono comunque molto spaventati. E quindi siamo qui in piazza perché noi non ci pensiamo, però la democrazia è una cosa che noi abbiamo e che abbiamo ricevuto in regalo ed è qualcosa per cui loro stanno combattendo da 3 mesi. Perché tutti questi ombrelli? Perché gli ombrelli erano stati e sono tuttora purtroppo il simbolo, erano stati il simbolo della rivoluzione degli ombrelli del 2014, in cui la polizia aveva iniziato a sparare il gas lacrimogeno contro i manifestanti e loro avevano usato questi ombrelli per difendersi dal gas. Anche questa volta tra il gas urticante, le pallottole che loro chiamano non letali, in realtà hanno rischiato di cavare un occhio a una delle manifestanti. Questi ombrelli stanno venendo ancora utilizzati per questa ragione e molti sono i feriti, molti sono gli arresti arbitrari e qui se ne parla sempre troppo poco.